Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale come al solito con l'esecuzione dell'inno nazionale. C'è l'appello, sì, comunicazioni, sì, ma fai pure la comunicazione poi. Allora, procediamo all'appello. Io intanto devo scusare l'assenza del consigliere Mariella Ambrogio, del consigliere Marco Elena, che con grande diligenza mi ha fatto pervenire questa lettera. Pregiatissimo Presidente, come già preannunciato verbalmente nel corso della conferenza Capigruppo, per impegni personali precedentemente assunti o non rimandabili, sarò assente, mio malgrado, alla seduta del Consiglio Comunale convocata per le 18 di oggi, 28 settembre. Pertanto la prego di scusarmi per l'assenza. Cordiali saluti. Ho detto il consigliere Elena, mi scuso, è il consigliere Massimo Somaglia che ha fatto pervenire, anche perché il consigliere Elena si è scusato telefonicamente perché è malato. Quindi saranno assenti Somaglia, Elena e Ambrogio. L'assessore Messa ci raggiungerà tra mezz'ora a causa impegni di lavoro. Procediamo all'appello. Presenti, sono presidente, vicepresidente, sindaco, consigliere Allasia, tra l'altro buon compleanno perché oggi è il suo compleanno, consigliere Maggiù, Astegiano, Bergesio, Cornaglia, Ferrero, Gemma, Isu, Marengo, Milazzo, Panero, Tripodi. Nomino scrutatori i consiglieri Milazzo, Castegiano, Marengo. Lascio la parola al sindaco per le comunicazioni, grazie. Buongiorno, buonasera a tutti. Le comunicazioni riguardano innanzitutto due comunicazioni di lutti che hanno colpito la nostra città. È mancato a fine agosto il dottor Franco Rossetti,
papà della nostra dipendente Mariella, ma personaggio conosciuto in città e stimato professionista che abbiamo, al quale abbiamo rappresentato le condoglianze di tutta la città. Il 25 settembre è morto a Torino Silvio Curto, egittologo, nativo e cittadino onorario di Bra, che è stato riportato nel cimitero cittadino e riposa nel cimitero cittadino di Bra. Si tratta di una figura alla quale qualche anno fa l'amministrazione conferì la cittadinanza onoraria nel 2003, una figura che ha sicuramente contribuito molto alla diffusione dell'importanza del ruolo che ha il Museo Egizio Torinese, secondo al mondo, e sicuramente il nostro concittadino onorario Silvio Curto ne è uno degli artefici importanti. Vi è un'altra notizia, direi, di carattere più generale, ed è quello che ha rappresentato questo settembre baidese nelle sue varie sfaccettature, delle varie iniziative, ma in particolare quello che ha rappresentato il grande successo della manifestazione CIS nella sua 10ª edizione. È l'occasione questa per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, a partire dall'assessore delegato al coordinamento Borrelli, ma a tutto il personale, a tutte le forze dell'ordine, a tutti i volontari e a tutti i cittadini che in tante forme hanno orgogliosamente contribuito a fare in modo che la nostra città si presentasse nel migliore dei modi e avessimo un riscontro veramente molto positivo e molto importante l'economia, per il turismo, per il nome della nostra città, per la diffusione del nome del nostro territorio e per un lavoro molto intenso che da 10 edizioni viene fatto rispetto alle problematiche connesse con la biodiversità, e indubbio che una parte consistente di questo successo è dovuto anche e soprattutto alla collaborazione che da subito, quando nel 97 partì la prima edizione, è la collaborazione stretta con Slow Food. Grazie, signor Sindaco. Ho chiesto la parola al consigliere Panero. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, voglio comunicare al Consiglio Comunale l'esito di una manifestazione alla quale ho partecipato personalmente, che si è svolta alla data del 2 settembre al 9 settembre, iniziativa che intitolava Da Madonna dei Fiori alla Madonna di Lourdes. Voglio leggere questo breve articolo che ho inviato ai giornali, che ringrazio per averlo pubblicato e per l'attenzione che hanno dimostrato a questa iniziativa. L'entusiasmo che l'anno scorso ha accompagnato un gruppo di ciclisti in una lunga biciclettata da Bergoglio, piccolo borgo di Loreto di Carasco, a Bergoglio, il cognome del pontefice, ha spinto circa 25 ciclisti braidesi, cheraschesi dei dintorni ad oltrepassare quest'anno i confini per una lunga pedalata di 6 giorni fino a Lourdes. Partiti il 2 settembre dalla Madonna dei Fiori, dopo aver valicato il Colle della Maddalena, ammirato la Provenza e la Camargue e le soleggiate spiagge del sud della Francia, i 25 ciclisti sono giunti a Lourdes il 7 settembre. L'8 settembre, in concomitanza con la festa della Madonna dei Fiori, il gruppo ha dedicato la giornata alla visita dei luoghi sacri di Lourdes, il santuario che ogni anno accoglie 6 milioni di visitatori e la grotta della Madonna
dove apparse appunto la Madonna a Bernadette. Ancora una volta l'iniziativa promossa da Idea Bici di Cherasco in collaborazione con la società ciclistica Acibra ha regalato emozioni uniche ai ciclisti che giorno dopo giorno, o meglio dire chilometro dopo chilometro, si sono conquistati dopo più di 1000 chilometri l'ambita meta. Il gruppo ringrazia il comune di Bra, nella persona del sindaco, tutta la giunta e in particolare l'assessore Borrelli per il sostegno all'iniziativa, l'ufficio stampa del comune di Bra, nelle persone di Raffaele Grillo e Elena Martini, che hanno documentato il nostro viaggio giorno per giorno sul sito del comune e sui social, il comune di Cherasco, la Confartigianato e i preziosi motociclisti Edmondo Luigi con la moglie che hanno scortato noi ciclisti e l'autista del pulmino che ci ha seguito giorno per giorno, Livio Panero. Prima della nostra partenza, i primi cittadini di Bra, Bruna Sibille di Cherasco, Claudio Bogetti, hanno preso carta penna per presentare l'iniziativa ai loro colleghi transalpini. Nella missiva indirizzata ai sindaci di Barcellonnette, ATP, Sainte-Marie-de-Mer, Nardon, Tolose e Lourdes, i due primi cittadini hanno voluto ricordare che l'iniziativa, e leggo testualmente, non sarà solo un momento di aggregazione sociale e sportiva, ma vuole aumentare in qualche modo le relazioni culturali e di amicizia, facendo incontrare delle persone e conoscere nuovi luoghi al di fuori delle frontiere nazionali. Nella loro comunicazione i sindaci di Bra e Cherasco hanno anche invitato i loro colleghi ad essere presenti all'arrivo delle tappe nelle rispettive città per ricevere ufficialmente un piccolo simbolo del passaggio della carovana ciclistica. Il simbolo di cui si parla è un portabici, oggi ne abbiamo qui uno, oltre un foulard diciamo di ricordo. Oggi vogliamo consegnare al sindaco e alla giunta, in maniera figurata tutta la città, questi piccoli segni per dimostrare il nostro ringraziamento per il sostegno ricevuto e per far sì che rimanga memoria di questa iniziativa. Sono presenti qui con me per la consegna i rappresentanti della società sportiva appunto che hanno organizzato Idea Bici, Matteo Casavecchia, e il presidente della Cibra, Giacchino Giuseppe, che non ha bisogno di presentazione, oltre a una piccola delegazione di quelli che con me hanno condiviso diciamo la fatica di arrivare fino a Lourdes. Grazie, se possiamo avvicinarci, grazie. Prego. Mille. Grazie, consigliere Panero. Bene.
Quindi ringraziamo ancora i componenti di questo percorso in bicicletta e chiaramente condividiamo ancora anche le motivazioni non solo sportive ma soprattutto culturali che stanno alla base di questa amicizia tra due città della provincia di Cuneo e i cittadini della vicina Francia. Andiamo avanti con l'ordine del giorno. Prego, consigliere Tripodi. Unendomi. Buonasera, salve. Buonasera. Complimentandomi ancora con il consigliere Panero e con tutti i rappresentanti appunto della società sportiva per l'ardua avventura, volevo anche io unirmi alle parole espresse dal sindaco durante le comunicazioni, dove volevo fare a nome del gruppo un complimento per come è stata gestita la decima manifestazione di CISE, e quindi volevo complimentarmi con l'assessor Borrelli, a tutto il personale, ai volontari, anche io alle forze dell'ordine, a Slow Food e a tutte quelle persone che comunque sia già 10 anni fa avevano creduto a questa manifestazione e hanno investito a questa manifestazione, su questa manifestazione, portando il nome di Bra ad essere un nome per qualche giorno al centro del mondo, possiamo dire, perché Bra è stata veramente visitata da tantissimi visitatori, da tantissime persone. Leggevo appunto fra gli organi di stampa che quasi 270.000 persone hanno aderito, hanno partecipato a questa manifestazione. Quindi volevo semplicemente unirmi e congratularmi con l'amministrazione per come ha saputo gestire l'evento CIS. Grazie al consigliere Tripodi. Se non ci sono altri interventi, passerei allora all'ordine del giorno. Passiamo alle interrogazioni. Ci sono 4 interrogazioni. C'è soltanto un piccolo errore da parte di chi ha impaginato i fogli. L'ordine sarà 1 in ordine cronologico, quindi sarà il numero 1 come è correttamente riportato. La 2A seguirà la 3 che diventa 2B, perché sia la 2A che la 2B sono state presentate dal consigliere Allasia, e finirà quella che voi avete con il numero 2B che diventa invece la 3. Quindi nell'ordine sarà adesso la risposta all'interrogazione del 7 agosto, protocollata 10 agosto, che ha già ricevuto risposta scritta, poi le 2 del consigliere all'Asia rispettivamente sull'ospedale di Verduno e sull'intervento di via Principi di Piemonte, e in chiusura la realizzazione della pista ciclabile Braceva. Questo mi dovevo precisarlo soltanto per correggere questo piccolo errore di impaginazione che è stato fatto. Quindi ricapitolando, interrogazione numero 1 pervenuta col protocollo del 10 agosto 2015 a firma dei consiglieri Tripodi e Panero. L'oggetto era mancato rispetto del divieto di transito di strada Crosassa. Gli interroganti chiedevano, a seguito di numerose segnalazioni sul mancato rispetto del divieto di transito per i veicoli, quali provvedimenti l'amministrazione intendeva o intendesse mettere in atto per ovviare a questo inconveniente. E in data 6 settembre era pervenuta agli scriventi la risposta dell'assessore alla Polizia Municipale, dottor Fabio Bailo, il quale evidenziava che è vigente in quel tratto compreso tra la tangenziale e il cimitero della frazione Bandito, è vigente una zona a traffico limitato dal 22 novembre 2013, praticamente è stato realizzato un percorso riservato promiscuamente ai pedoni e ai velocipedi, ovviamente consentita in deroga a tale limitazione una circolazione ad alcune categorie di veicoli, tra cui quelli a braccia, quelli assimilati ai velocipedi perché sono ad emissioni zero, le macchine agricole da e per i fondi confinanti, i veicoli in uso ai proprietari dei fondi confinanti con la strada, i veicoli per le persone invalide e ovviamente tutti i veicoli delle forze di pubblica sicurezza, di soccorso, eccetera. La risposta proseguiva dicendo che la limitazione alla circolazione è resa nota alla cittadinanza con il segnale previsto dal codice della strada, rinforzato con il segnale di divieto di transito generico. Notoriamente la decisione di rendere ciclabile quel tratto di strada è dovuta alle caratteristiche
che si tratta di una strada molto stretta. L'intenzione dell'amministrazione è quella di confermare il proprio impegno a comunicare sempre più e meglio tale provvedimento ai cittadini, valutando anche l'opportunità di collocare in corrispondenza, soprattutto a monte dei varchi di accesso alla ZTL, una segnaletica di preavviso e di indicazione di percorso alternativo. La risposta si chiudeva con la precisazione che la zona traffico limitato di via Crosassa rientra tra i punti fissi di controllo che periodicamente la Polizia Municipale pone in essere durante i servizi territoriali. L'ultimo controllo, quando è stata scritta la risposta, risaliva alle 9:30, tra le 9:30 e le 10:30 di domenica 30 agosto, controllo che aveva portato al sanzionamento di 2 motocicli e di 2 autovetture che transitavano in violazione della suddetta ordinanza. Questa è la risposta in sintesi. Uno dei proponenti ha diritto ancora una replica di 5 minuti, quindi prego chi vuole intervenire. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore Bailo per la risposta. Questa interrogazione abbiamo avuto appunto fare questa interrogazione perché oltre alle numerose segnalazioni pervenuteci, diciamo che abbiamo assistito anche ad una situazione di pericolosità dove un corridore ha avuto un attimino un piccolo incidente, appunto, dove in quella strada transitava una macchina, un'automobile che non avrebbe potuto transitare. Siccome non si vede che io vado a correre, perché vedendo la mia stazza non si vede, comunque è una zona che molto spesso anch'io frequento, posso garantirvi al 100% che lì c'è forte difficoltà a far rispettare questo divieto di transito, pur con le buone, cercando di far capire, fermando anche gli automobilisti o comunque i motociclisti che passano su quella via a dire qui non si può passare, alcune volte ma vai a quel paese te lo ricevi. Quindi sicuramente comprendiamo il periodo di vacche magre, quindi noi come gruppo crediamo che quella possa essere sì una pista ciclabile oppure comunque dove vi è un divieto di transito per i motocicli e per le autovetture, però auspichiamo che quella diventi una strada più larga con una pista ciclabile vera e propria, con diciamo dove questi nostri concittadini che transitano quella via correndo oppure andando a fare la passeggiata in bicicletta eccetera possono farlo in sicurezza senza rischiare a volte proprio piccoli inconvenienti spiacevoli che ad oggi sono piccoli, speriamo che non siano poi qualcosa di più grave successivamente. Anche perché in quella strada lì la cosa fondamentale secondo noi come priorità assoluta è quella di mettere in atto, realizzare una illuminazione. Abbiamo la frazione Bandito che è completamente slegata se non per alcune ore della giornata alla città, con la possibilità di arrivare in bicicletta oppure per il semplice fatto che per raggiungere Bra nelle ore notturne o comunque nelle ore serali lì mancando l'illuminazione è una zona abbastanza buia e non a tutti fa piacere percorrerla. Quindi come priorità, come gruppo, chiediamo che venga veramente fatto rispettare, quindi una certa presenza, un'ulteriore presenza della Polizia Municipale al controllo di questa strada, ingrandendo, comunque facendo in modo che anche la segnalazione, la segnaletica stradale sia maggiormente più visibile, perché non si capisca per quale motivo non venga rispettato questo divieto.
Tutto ciò detto, speriamo in un intervento dell'amministrazione nel più breve tempo possibile con le risorse disponibili a disposizione dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Passiamo alla seconda interrogazione, oggetto situazione ospedale di Verduno, proposta dal consigliere Claudio Allasia, al quale chiedo di, se desidera, di illustrare l'interrogazione. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'interrogazione nasce dalle notizie recenti che sono uscite, dagli annunci recenti sul completamento dell'opera dell'ospedale di Verduno e con l'occasione che è passato poco più di un anno da una proposta di mozione che è stata votata in questo Consiglio l'11 luglio 2014, una proposta di mozione che proveniva dalla conferenza dei sindaci dell'ARCN2, nella quale si chiedeva alla Regione di dare priorità al completamento dell'opera da una parte e dall'altra parte a dare mano alla quota capitaria, alla variazione della quota capitaria, una differente distribuzione della quota capitaria tra le ASL della nostra regione, visto che l'ASL CN2 si vede penalizzata per una quota storicamente inferiore rispetto sia alla media regionale sia rispetto ad ASL di simile composizione in termini di popolazione. All'epoca io chiesi se era possibile emendare quella proposta di mozione perché la ritenevo debole dal punto di vista della richiesta sull'ospedale di Verduno, in quanto mancava la forza, a mio avviso, per richiedere da una parte la definizione dei costi dell'opera per la sua realizzazione finale e dall'altra per la definizione quindi dei tempi conseguenti. Si era preso quindi un impegno, il sindaco, ma diciamo immagino la giunta rappresentata dal sindaco, sull'ottenimento di dati certi, quelli che dicevo prima, e adesso allo scadere di un anno e con le notizie che sono recentemente rimbalzate sui giornali, grazie anche alla presenza del presidente Chiamparino sia qui a CIS e poi alla recente visita al cantiere di venerdì scorso, ed eccomi qui quindi a chiedere notizia riguardo agli sviluppi. Grazie. Grazie consigliere, risponde il sindaco. La Giunta Comunale viene interrogata in merito a quanto è stato realizzato in termini di impegno di risultati sul complesso delle tematiche che ineriscono l'ospedale di Verduno a partire dall'estate 2014. Ecco, io credo che sia opportuno in primis ricordare, come peraltro più volte già evidenziato anche negli ultimi giorni sugli organi di stampa, e le faceva riferimento che nell'ultimo anno i lavori sono proseguiti in maniera sostanzialmente costante, portando il grado di realizzazione soprattutto in alcune parti dell'edificio verso il completamento, e ci è stato possibile verificarlo nel sopralluogo che abbiamo fatto venerdì scorso alla presenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori Saitta e Balocco. La situazione un anno fa era molto più lontana dall'ultima azione e maggiori erano le incognite in merito alle infrastrutture circostanti, in particolare la strada d'accesso e le reti fognarie, sulle quali l'impegno costante di questa amministrazione, sia in prima persona sia nel contesto del complesso degli enti costituenti il Collegio di Vigilanza e la Conferenza dei Servizi, ha portato concreti e significativi risultati. Possiamo oggi dire con certezza che al momento in cui l'ospedale sarà attivabile
ci saranno completate le summenzionate infrastrutture di collegamento, in attesa che le opere complementari previste in relazione all'autostrada Asti-Cuneo vadano a concludere il quadro originariamente prefigurato. Molti furono i momenti formali e informali nei quali direttamente attraverso il sindaco o a seguito di delega fu impegnato nel dibattere le tematiche con la regione, la provincia, l'azienda sanitaria locale e gli altri enti coinvolti, al fine di addivenire all'individuazione di soluzioni tecnicamente corrette ed economicamente percorribili. Si menzionano per brevità qui di seguito solo gli appuntamenti più salienti: il 17 dicembre 2014 il Collegio Vigilanza, di cui il Comune di Brai è componente, ricapitolò e discusse sia il tema della realizzazione dell'allacciamento fognario dell'ospedale, sia quello della viabilità verso l'ospedale. A seguito degli indirizzi emersi in tale occasione, molteplici incontri hanno portato via hanno portato alla valutazione valutazione e condivisione di concrete soluzioni definite formalmente il 17 e il 25 giugno 2015, date in cui il Collegio di Vigilanza diede formale mandato alla provincia di Cuneo di procedere col progetto esecutivo di viabilità di accesso sulla base del preliminare sottoposto in quella sede, e al contempo accettò la soluzione proposta dalla società di servizi idrici SISI SRL, dopo un'articolata fase di studio congiunto della situazione per quanto concerne l'allacciamento fognario. Oltre all'impegno in Collegio Vigilanza, la Giunta Comunale ha correttamente preso parte agli incontri in conferenza di servizi indetti per la discussione e l'approvazione delle varianti, con particolare riferimento al tema della resistenza sismica 4 marzo 2015, della realizzazione dei progetti del lotto 2 di bonifica e del completamento e del consolidamento del versante collinare 25 giugno 2015. L'impegno della Giunta Comunale Braidese in tutte le occasioni è sempre stato ispirato dall'obiettivo di individuare soluzioni che contemperassero sia l'esigenza di contenimento delle tempistiche in un cronoprogramma compatibile con quello dell'ospedale, sia il mantenimento dei costi nell'ambito delle risorse concretamente disponibili. È certamente motivo di soddisfazione per questa amministrazione poter dire che i problemi delle infrastrutture viarie e fognarie abbiano nell'ultimo anno trovato delle risposte comunque certe e concrete. Passando poi, come richiesto dall'interrogante, all'analisi dell'impegno profuso dalla conferenza dei sindaci in merito al tema in questione, si rammenta quanto segue. Nel corso della seduta del 24 novembre 2014 venne ampiamente discussa la tematica della situazione dei lavori, ivi compresi gli aspetti del finanziamento, della programmazione regionale in termini di rete ospedaliera, e fu deciso che la rappresentanza dei sindaci, di cui il sindaco di Bra è tutt'oggi presidente, elaborasse e trasmettesse un documento in merito al complesso tema della programmazione sanitaria regionale. Il documento fu trasmesso in data 3 dicembre al presidente Chiamparino, l'assessore Saitta, i presidenti del Consiglio regionale, della quarta commissione consiliare, Laus e Rabetti, nonché al direttore regionale Fulvio Moirano. Il sindaco è stato poi costantemente impegnato in prima persona in continui solleciti, contatti, impegni per agevolare il prosieguo del complesso delle operazioni correlate alla realizzazione dell'opera. Alcuni esempi per tutti: la partecipazione alla visita dell'assessore Saitta al cantiere dell'ospedale nel novembre 2014, la riunione alla presenza del vicepresidente della regione e dell'assessore Saitta alla rappresentanza dei sindaci dell'ASD e del concessionario ad inizio febbraio a Torino, la successiva riunione tra la direzione ASD, la rappresentanza dei sindaci e gli assessori Saitta e Reschigna per quanto riguarda gli aspetti del patrimonio. Inoltre diversi sono stati gli incontri che ho avuto personalmente con i vertici regionali impegnati nel dirimere le diverse questioni inerenti il completamento, avendo incontrato a più riprese l'assessore alla sanità Saitta, quello al bilancio Reschigna, il direttore della sanità pubblica Moirano, a partire dal 2-3 novembre 2014, 14 luglio dello stesso anno, proseguendo per il 6 febbraio, il 6-7 settembre di quest'anno, ma sono soltanto quelli formali. A questi si aggiunge una intensa attività per puntualizzare e verificare quanto definito dai diversi passaggi formali.
La rappresentanza dei sindaci tornò ufficialmente a trattare il problema della liquidità di cassa in data 19 marzo 2015, in occasione in cui vennero evidenziate in particolare le criticità relative ai flussi di cassa, che poi, anche attraverso successivi contatti diretti gestiti in prima persona dal sindaco, vennero temporaneamente superate in modo da permettere all'ASD di non incorrere in ritardi nei pagamenti rispetto agli impegni contrattuali. La conferenza dei sindaci si è peraltro riunita anche lunedì 21 settembre, in occasione in cui da parte del Comune di Bra si è ritenuto opportuno procedere alla seguente dichiarazione: le difficoltà attraversate negli ultimi mesi dall'ASL per garantire il puntuale pagamento al concessionario dell'opera sono state oggetto di attenzione dei media anche negli ultimi giorni, anche a seguito dell'interessamento diretto del Presidente della Regione, il quale proprio in occasione dell'inaugurazione della manifestazione CIS a Bra, annunciando la visita all'ospedale di Verduno, poi puntualmente avvenuta lo scorso venerdì, ha garantito l'impegno regionale per far sì che l'opera venga completata e resa attivabile in tempi concretamente brevi, approssimativamente dal Presidente stesso definiti fine 2016, metà 2017. Vi è ragione di ritenere che, al di là dell'indubbio interesse e impegno comunque dimostrato dalla Giunta regionale e dal Presidente stesso in merito alle concrete esigenze del nostro territorio e dei nostri cittadini, che l'azione svolta in questi mesi dalla Giunta comunale di Bra e dalla Conferenza dei Servizi abbia contribuito a porre le basi favorevoli, e l'intendimento comune è quello di continuare a sostenere le posizioni al fine di proseguire gli sforzi a tutela della nostra sanità. È inutile però non occorre però dimenticare che noi continuiamo ad essere in una fase nella quale la nostra regione almeno fino al 31 dicembre, noi ci auguriamo che le parole di speranza che hanno espresso il Presidente Chiamparino e il Dottor Moirano nella riunione ristretta a Verduno venerdì scorso di uscita dalla fase di commissariamento permettano di rimettere in normalità una gestione che indubbiamente, per una serie di ragioni che non possono certamente essere imputate a questa giunta regionale, ma sono frutto di una serie di scelte che risalgono ad alcuni decenni precedenti, ha indubbiamente posto delle problematiche per quanto riguarda la sanità. Credo però che su un elemento questo territorio ha dimostrato capacità specifica, è quella di avere una capacità di unità e soprattutto, cosa molto importante, capacità di tenere insieme la realtà dei sindaci con la realtà della fondazione dell'ospedale, che è una fondazione privata che a questo momento ha raccolto quasi 15 milioni di euro che serviranno per gli arredi e ha preso l'impegno anche a raccoglierne alcuni in più. Grazie signor Sindaco, la cui risposta è stata lunga ma direttamente proporzionale alla lunghezza dei lavori per la costruzione dell'ospedale, quindi per par condicio adesso, se il consigliere all'Asia ritiene, può anche egli raddoppiare praticamente il tempo di intervento, però chiederei di non abusare di questa clausola, di questa deroga. Prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, è chiaro che in questa fase, viste le condizioni della Regione Piemonte, le possibilità di manovra siano poche da parte di qualunque ente, da parte dell'ASL, ma le parole che sono state dette dal Presidente Chiamparino e che sono rimbalzate sui mezzi di stampa sono pressappoco le stesse che ha detto l'anno scorso ad Alba in questo periodo, perché di fronte alla parola impegno
e alla volontà da parte della Regione di finire l'opera, c'era sempre un se. In questo caso è l'uscita dal commissariamento e quindi dai vincoli che sono imposti dall'ente nazionale. E quest'anno ha anche aggiunto che mancano 60 milioni, a cui io aggiungerei che bisogna aggiungere inoltre i 25 milioni per le strutture che debbono essere alienate e le cui entrate non sono certe. E l'anno scorso aveva anche promesso, aveva parlato anche di fine dei lavori entro 2015, con qualche possibile slittamento di qualche mese, perché letteralmente va detto è normale che questo succeda. Ora, lasciamo da parte l'impegno personale del sindaco e degli esponenti della giunta sul tema. Il sindaco ha chiuso facendo riferimento all'unità del territorio. E in questo momento i cittadini, il territorio in sé, si interroga e guarda all'esterno le cause di questi allungamenti, di questa mancanza di tempi certi. È indubbio che ci sono delle cause che non dipendono dal nostro territorio e che dipendono da altri enti, però secondo me a questo punto non possiamo dimenticare, il territorio non può dimenticare che ci sono delle precise responsabilità della classe dirigente e politica locale, perché ancora oggi, per esempio in questa risposta che mi ha dato il sindaco, manca la definizione dei costi finali per terminare l'opera, manca la definizione dei tempi certi per il completamento dell'opera, ma soprattutto al di là del tratto di strada che collegherà la strada provinciale con l'ospedale, manca la definizione dei tempi certi per le infrastrutture che devono servire questo ospedale. E la responsabilità di tutti questi ritardi non può che ricadere in primis sul nostro territorio, su di noi, perché io mi sono tra virgolette divertito, ma in realtà ho quasi pianto, sulle dichiarazioni che si sono susseguite nel tempo riguardo al completamento dell'ospedale. Le prime dichiarazioni che ho trovato parlavano di completamento dell'ospedale per il 2002, eravamo alla fine del 1998, ancora qualche anno più tardi si parlava di 3 anni per il completamento dell'opera. Le prime cifre che sono state raccontate al territorio, perché erano necessarie per fare l'ospedale unico, parlavano di 160 miliardi di vecchie lire, circa poco più di 80 milioni. Ad oggi parliamo di circa 170 milioni di euro, quindi parliamo di almeno 340-350 miliardi delle vecchie lire. In più dobbiamo metterci dentro il lavoro della fondazione, perché quei costi che la fondazione sta sostenendo al posto dell'ente pubblico sono sempre costi che si aggiungono al progetto iniziale. Ecco, io non vorrei che sfuggisse al territorio, e dico al territorio per riferirmi alla classe dirigente, le responsabilità in questo senso. Adesso sarà facile gridare a Renzi, quando arriverà da Alba, di darci i soldi per l'ospedale, così come darci i soldi per l'Asti Cuneo, ma noi siamo partiti prima di altri per un ospedale unico o per un nuovo ospedale e stiamo arrivando, a meno non sappiamo ancora quando arriviamo e come arriviamo. E c'è un grande nodo al di là del completamento dell'ospedale. Il nodo logistico è un punto fondamentale, perché una struttura di questo tipo, senza avere una logistica che la serva, si parla di circa 1200 persone
nel progetto iniziale solo per gli spostamenti, solo per il personale. Quindi immaginiamoci come possono essere caricate le strutture viarie esistenti senza alcuna modifica. Ecco, senza un'infrastruttura logistica, come può questa struttura, anche se completata, servire il territorio? Non è possibile. E non è possibile che il progetto sia andato avanti, anzi indietro, senza un adeguato avanzamento dell'infrastruttura logistica. La questione della rete fognaria, ho trovato negli articoli di giornale storici, mi pare forse nel 2002, era già argomento dell'epoca, 2002, in un incontro tra i sindaci del territorio, se non vado errato era forse presente anche lei, sindaco, in cui c'erano due temi all'ordine del giorno ed erano infrastrutture e allacciamenti dei servizi all'ospedale. Ora noi abbiamo scoperto che c'è un problema per la rete fognaria che sembra, il sindaco dice, probabilmente è stato risolto, il comitato promotore per la salvaguardia dei due ospedali ha promulgato un comunicato stampa due settimane fa in cui diceva che non era certa la soluzione. Lasciamo perdere, ma questo problema è uscito in seguito a una visita di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui ho assistito, in cui abbiamo semplicemente posto la domanda se per l'allacciamento dell'utenza era tutto pronto. Un anno fa ancora non si sapeva come risolvere quel problema. Ora è chiaro che ci sono delle responsabilità, ripeto, degli enti nazionali, ma è chiaro che un progetto di questo tipo, se non va a buon fine, come sta andando, le responsabilità sono nostre. Ora, un anno fa, in quella proposta di mozione, mancava la richiesta di definizione di costi certi e tempi certi. Lei ha spiegato tutto il lavoro che ha fatto personalmente e che ha speso per il completamento dell'opera. Però noi oggi non abbiamo ancora né un'idea di cosa verrà a costare terminare quell'ospedale e in che tempi verrà terminato. Soprattutto quando sarà veramente usufruibile per il territorio. Perché anche se completato così com'è, ripeto, non è pensabile che possa servire il territorio senza un'adeguata infrastruttura logistica. Di questo ovviamente la giunta presente e il sindaco attuale non ne sono responsabili, ma chi ha guidato questo territorio negli ultimi 20 anni secondo me ha delle precise responsabilità. Badate bene che nella risposta dei PM, nell'archiviazione dei PM dell'esposto che è stato presentato riguardo il completamento dell'ospedale di Verduno, i PM, pur archiviando ogni posizione penale, hanno scritto che comunque auspicavano un intervento investigativo da parte della competente magistratura per quanto riguarda l'enorme aumento di costi legato a quest'opera. Noi siamo partiti come territorio parlando di 160 miliardi di vecchie lire, 80 milioni di euro. Stiamo finendo a più del doppio. Questa è sicuramente una ragione importante per cui a oggi, partiti nel 1993 con l'ipotesi dell'ospedale unico, ancora non abbiamo un ospedale. E se ce l'avremo, probabilmente senza infrastruttura, chissà ancora per quanto tempo. Allora io rinnovo la richiesta, non al suo impegno, che ha spiegato prima esserci, ma a questo punto bisogna veramente, veramente lavorare per ottenere, uno, dall'AS la definizione dei costi certi, comprensivi delle riserve che eventualmente permangono tra la società appaltatrice e l'AS.
Le riserve sono dei possibili aumenti di costi dovuti a dei contenziosi tra chi fa i lavori e tra chi li ha commissionati. E di conseguenza anche capire esattamente quando effettivamente questo ospedale potrà essere completato con le infrastrutture che lo servono. Perché le parole di Chiamparino a me non rassicurano, erano identiche a quelle di un anno fa. Sono cambiate solo le date, dal 2015 siamo passati al 2016, forse 2017. Questo territorio, se ha fatto una scelta coraggiosa, chiedo scusa, ho finito, tanto tempo fa, adesso si dovrebbe interrogare se l'applicazione di quella scelta, l'applicazione progettuale, sia stata corretta oppure no. Io penso che questa scelta sia stata progettata in modo sbagliato e questo è stato un fallimento del nostro territorio. Comunque vada a finire. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Da questa interrogazione in poi pregherei di ritornare nell'ambito dei 5 minuti. Abbiamo spiegato prima perché abbiamo concesso questa deroga, perché l'argomento è, poi ripeto, direttamente proporzionale alla lunghezza dei lavori. Allora, proseguiamo con le interrogazioni. Quella che originariamente era numerata con il 3, quindi ancora l'interrogazione del consigliere Allasia, che ha come oggetto progetto di intervento urbanistico di via Principi di Piemonte. Prego il consigliere di illustrarla. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dalla notizia apparsa su alcuni organi di stampa per cui la Giunta ha raggiunto un accordo con tutti o alcuni degli amministratori dei condomini che si affacciano su via Principi per l'avanzamento del progetto di riqualificazione di via Principi e di via Vittorio. Nelle informazioni uscite dagli organi di stampa non c'era, almeno non ricordo, una dichiarazione diretta dell'assessore, ma annoto una dichiarazione di uno degli amministratori che si diceva soddisfatto per il fatto che i privati sosterranno una piccola parte dell'intervento che prevede, oltre al manto stradale, anche l'intervento sui marciapiedi sotto i portici. Siccome questo argomento era stato discusso questa primavera in Commissione Lavori Pubblici e avevamo fatto una precisa richiesta per capire, visto che avevamo annotato che l'intervento prevedeva una manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei portici di via Principi, come appariva quel suolo è suolo privato a uso pubblico, a meno di notizie discordanti, come si pensava di risolvere la questione appunto di un intervento a spese del pubblico su un terreno privato. Per cui, siccome i tempi erano stretti per quanto riguarda la presentazione del progetto, volevo chiedere all'assessore se poteva illustrare, riepilogare velocemente i termini del progetto, cioè quali portici, quali pavimentazioni sono interessate dal progetto che è stato approvato dalla Regione e se sia stato indagato quindi se esistono o meno delle convenzioni tra i fabbricati privati e il Comune e quindi come si sia addivenuti a questi accordi con gli amministratori dei fabbricati privati. Grazie. Grazie consigliere. A questa interrogazione risponde il Sindaco. L'intervento sui portici di via Principi riguarderà la sostituzione della loro pavimentazione. Le questioni relative ai progetti e le fasi progettuali a parte dei lavori pubblici eccetera avranno le loro sedi di discussione e le commissioni specifiche. Qui stiamo parlando di una richiesta specifica relativa alla questione dei portici.
Dicevo, gli interventi sui portici di via Principi di Piemonte riguarderà la sostituzione della loro pavimentazione nell'ambito del più complessivo intervento di riqualificazione urbana e commerciale dell'intera via. Lavori che saranno finanziati insieme a quelli di via Vittorio, dalla parte di via Vittorio, con fondi assegnati, lavori saranno finanziati da fondi regionali, da fondi comunali e da fondi assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra per il complessivo intervento, parlo dei portici, mentre se si rendessero necessari ulteriori lavori come la sostituzione dei lucernai interrati o di condotte esistenti, queste rimarrebbero certamente in capo ai condomini, ai condomini proprietari. I condomini interessati dagli interventi sono Principi, sito tra il 15 e il 27, Principe, esteso tra il 33 e il 53, non avevano tanta fantasia in quel periodo. Principi, potrebbe ancora chiamarsi Piemonte, poi abbiamo Sole tra il 63 e il 71, ed è in corso di valutazione progettuale di estendere l'intervento al condominio denominato San Paolo A tra i numeri civici 26 e 32. Non sono state formalizzate al tempo della costruzione convenzioni tra comune e proprietà, perché all'epoca non ritenute necessarie di fronte all'evidente utilizzazione del portico. La nostra amministrazione comunale ha richiesto un nulla osta da trasmettere entro il prossimo venerdì 2 ottobre di condivisione degli interventi alle diverse assemblee condominiali interessate. Due di queste, il condominio Principi e Principe, hanno già fatto pervenire il nulla osta, mentre i restanti hanno espresso parere favorevole ad ampia maggioranza, ma da ratificare in assemblea. Aggiungo, riguardo all'utilizzo pubblico, che stiamo comunque approfondendo gli aspetti di tipo normativo e giurisprudenziale per valutare un'eventuale formalizzazione dell'utilizzo pubblico al termine dei lavori di riqualificazione. Grazie Sindaco. Se il consigliere vuole replicare può farlo. Prego. Sì, la ringrazio Presidente. Allora sì, premesso che i dettagli vanno discussi in commissione, ritenevo doveroso fare questa domanda visto che prima di andare in commissione noi l'abbiamo appreso tramite gli organi di stampa e quindi mi interessava intanto avere una prima sgrossatura sul tema. Nella risposta mancavano alcuni dettagli riferiti perlomeno alla quantificazione dell'intervento da parte pubblica rispetto alla parte privata e annoto che sono ancora da approfondire le questioni tecniche di cui avevamo chiesto questa primavera. Non so quali siano i tempi imposti dal bando regionale per l'assegnazione dell'appalto, il progetto definitivo, l'assegnazione dell'appalto eccetera, ma penso che invece questi punti siano, almeno dal mio punto di vista, essenziali da chiarire, perché se è vero che un intervento di privati sul suolo privato potrebbe risultare oneroso, è anche vero che non avrebbe senso che il pubblico intervenga e si sostituisca al privato a totale carico della comunità. Si può addivenire ad accordi, ma secondo me nel caso di manutenzione straordinaria sarà ben difficile che il pubblico si possa sostituire al privato per l'intera quota che spetterebbe al privato. Allora a questo punto attendo i dettagli in commissione lavori pubblici
quanto prima, in modo da verificare insieme in commissione sia gli accordi che sono stati raggiunti e sia le valutazioni tecniche che sono in corso, di cui avevamo chiesto questa primavera. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Ultima interrogazione a firma dei consiglieri Tripodi e Panero, che ha come oggetto la realizzazione della pista ciclabile Braceva. Prego l'illustrazione. Grazie Presidente. Noi leggo l'interrogazione così proprio letteralmente. I sottoscritti Tripodi Davide, Panero Sergio, in qualità di consiglieri comunali, eccetera, eccetera, chiedono al Sindaco di sapere quali motivazioni hanno portato alla decisione di sostenere il progetto per la realizzazione della pista ciclabile sul sedime ferroviario della Braceva. Questa interrogazione nasce da alcune notizie pervenuteci e comunque ci sono state delle riunioni, delle affermazioni anche di alcuni rappresentanti sovracomunali su questo possibile progetto di realizzazione della pista ciclabile sui sedimi ferroviari. Volevamo come gruppo consigliare avere un attimo di chiarezza sulla questione, per il semplice fatto che personalmente volevamo capire, visto e considerato che a quanto pare, a quanto sappiamo, l'amministrazione aderisce insieme ad altri comuni alla possibile realizzazione di questa pista ciclabile, e alcuni consiglieri della stessa maggioranza invece sottoscrivono e firmano petizioni sulla riattivazione della Braceva e comunque una certa valutazione positiva in merito al progetto di Metro Granda. Semplicemente questa è una richiesta di motivazioni per questa scelta, e se è vero che questa scelta è stata presa dal Comune di Bra, e volevamo semplicemente far chiedere all'amministrazione che per scelte importanti come queste, dei progetti nobili, quello della pista ciclabile e come quello Metro Granda, la quale il nostro gruppo per quest'ultimo comunque vede con occhio abbastanza interessato, cioè il nostro gruppo è abbastanza interessato a questo progetto, e infatti lo esprimo anche qui in questo consiglio. Sono appunto dei temi importanti che si riferiscono ad importanti soprattutto possibili lavori pubblici o comunque infrastrutture pubbliche, e di questi temi non ne abbiamo mai completamente sentito parlare in nessuna commissione competente o comunque che venga ci fosse stato riferito qualcosa da parte dell'attento consigliere delegato ai trasporti Pietro Ferrero. E quindi intendevamo sapere semplicemente appunto le motivazioni, se è vero che l'amministrazione intraprende e ha intrapreso questa scelta, comunque vede con interesse la realizzazione di questa pista ciclabile nel sedime abbandonato appunto delle ferrovie, in questi rami secchi chiamati rami secchi della nostra rete ferroviaria, e appunto sentire un attimino quello che c'è di vero o no, e comunque fare della chiarezza. Grazie consigliere Tripodi, la parola al sindaco.
Soltanto per dire che, avendo dato la delega ai trasporti a seguire questo particolare aspetto al consigliere Ferrero, credo sia opportuno che in dettaglio risponda al consigliere Ferrero. Prego, consigliere Ferrero. Grazie sindaco. Aggiungo qualche elemento più puntuale per completare sul suo mandato la risposta. Quasi ringrazio gli interroganti per la domanda posta, perché ci permette di fare chiarezza e il punto su una vicenda che da anni ha tenuto e tiene di tanto in tanto banco sulla stampa locale e solo ultimamente è stata portata all'attenzione della sede istituzionale preposta, che è la Regione. Finora si è fatto un gran parlare, ma solo nell'ultimo paio di mesi c'è stato un contatto diretto con la Regione. Faccio anzitutto notare che nell'interrogazione vengono usate tre parole, direi improprie, che sottintendono azioni e posizioni che né il sindaco, né la giunta, né il delegato hanno mai ad oggi assunto. E sono, queste parole nell'interrogazione, sono sostenere, progetto, braceva, come percorso. Su questi termini articolerò la mia risposta. Non è stato sostenuto alcun progetto, perché semplicemente non esiste alcun progetto. Abbiamo partecipato su invito scritto al sindaco ad alcune riunioni del gruppo promotore, composto essenzialmente da tutti i sindaci della Valtanaro, coordinati dal dottor Botto, presidente della Calcio di Dogliani. Come ugualmente abbiamo partecipato, sempre a seguito di invito scritto al sindaco, a parecchie delle assemblee pubbliche indette dal gruppo sostenitore e proponente del ripristino della soppressa ferrovia Braceva. E ancora, come ancora, abbiamo partecipato, anche ricevendo ufficialmente nell'ufficio del sindaco, i promotori di altra ancora iniziativa sui trasporti portata avanti dal gruppo Metrogranda, che propone l'idea, parlo sempre di idea perché anche lì non c'è nessun progetto né alcuno studio di fattibilità, del quadrilatero ferroviario per collegare tra loro 5 delle 7 sorelle, un lato del quale quadrilatero rappresenta appunto il ripristino della Braceva. Tutto ciò per dire che laddove e nelle sedi dove si parla del sistema di trasporti della Valtanaro, del quale siamo città di partenza, o dei tentativi di superare l'isolamento della valle mediante iniziative di rilancio turistico, noi, questa amministrazione, ci siamo e ci saremo. Sull'oggetto specifico della domanda degli interroganti chiarisco che l'amministrazione si è avvicinata all'iniziativa pista ciclabile solo in un secondo tempo e molto borderline, per due motivazioni precise, in quanto siamo stati per certi aspetti tirati in ballo. La prima, quando abbiamo letto sui documenti del gruppo promotore che l'estensione dell'intervento previsto avrebbe interessato il percorso Braceva. Siamo intervenuti per sostenere, prima in riunione pubblica ad Ogliani e poi con lettera all'assessore dei trasporti regionale, che qualunque progetto di pista ciclabile non doveva comprendere il tratto Bracherasco da mantenere in esercizio in quanto funzionale al servizio di trasporto della ditta SICOM, osservazione condivisa dall'assessore regionale. Difatti nel documento successivo il percorso veniva modificato in Narzole Ceva. La seconda volta che siamo intervenuti, la seconda motivazione, che è quando nel gruppo promotore stesso e anche su suggerimento dell'europarlamentare Cirio è emersa la consapevolezza che una proposta di dimensioni e contesto così ridotte avrebbe avuto
scarsissime chance di finanziamenti a quel livello europeo. Quindi occorreva ampliarla questa proposta e motivarlo questo futuro progetto, facendolo diventare un progetto di territorio ampio al punto che comprendesse all'inizio il bacino Bra-Alba, le Langhe, il territorio patrimonio dell'UNESCO e durante questo progetto tutta la Valle Tanaro ed infine il mare. Tant'è che il nome scelto poi dal gruppo promotore è stato pista ciclabile Langa Tanaro Mare. In quel momento e sede siamo intervenuti perché per non vedere esclusa la città di Bra da questa impostazione, perché se andava semplicemente ad Alba passando chissà dove, Bra sarebbe stata del tutto esclusa. Noi vogliamo nel contempo mantenere la Bra Cherasco e nello stesso tempo non essere esclusi da iniziative di questo tipo. E siamo intervenuti per perorare l'inserimento di Pollenzo in conto Bra quale elemento qualificante del futuro progetto e importante per il suo eventuale finanziamento. Tutto qui, pura e semplice difesa del territorio. Non c'è stata nessuna adesione al momento e la valuteremo quando il progetto sarà preciso. Si sarebbe dovuto discutere qualcosa in merito oggi all'assessorato regionale ed è stato rinviato, ma se le cose in discussione oggi all'assessorato fossero state quelle che abbiamo letto, noi avremmo espresso un parere contrario, perché ripristinavano la dicitura braceva e noi saremmo stati di nuovo contrari. Grazie al consigliere delegato. C'è facoltà, prego, consigliere Tripodi. Sinceramente, se noi durante nell'interrogazione abbiamo utilizzato dei termini impropri, nel suo intervento ha utilizzato anche lei dei termini impropri, perché ho sentito più spesso il termine progetto eccetera. Comunque, se questa, chiamiamoli progetti, chiamiamoli come vogliamo, idee, intenti, auspici, chiamiamoli come vogliamo, partiamo dal presupposto che tutto il suo intervento, la risposta non mi è stata chiarificatrice, perché mi dice prima che l'amministrazione ha svolto delle riunioni prima con il comitato di promotore per la riattivazione della braceva, poi ha svolto anche alcuni altri incontri insieme ad altri sindaci per il progetto, come dice lei, il progetto della pista ciclabile Langa Tanaro Mare, e in più peraltro con il comitato appunto il promotore per Metro Granda. Non ho ben capito nel succo del discorso qual è, in maniera molto chiara, l'intenzione di questa amministrazione. Ci sono delle possibilità, delle opportunità. A me e al nostro gruppo piacerebbe capire in maniera nera su bianco quali saranno le intenzioni per aderire o meno ad un determinato progetto, non lo so neanche più come chiamarlo, perché mi dispiace aver utilizzato delle parole improprie, perché per il semplice fatto che, come ho già esplicato prima, noi abbiamo visto in maniera positiva, come ribadisco e sottolineo, alcuni consiglieri della maggioranza vedono firmare del comitato promotore della riattivazione appunto della braceva, e se andasse in porto il progetto della pista ciclabile, questa roba qui è abbastanza contraddittoria. Quindi innanzitutto, oltre su che progetto questa amministrazione o idea vuol
andare avanti e comunque portare avanti, piacerebbe anche capire se all'interno della stessa maggioranza ci sono delle idee chiare. Partiamo dal presupposto che, come detto prima, ci piacerebbe come gruppo consigliare poter parlare e confrontarci con tutti i gruppi di questo consiglio sulle possibili opportunità. Vorrà dire che faremo una riunione pensando a cose che magari potrebbero sembrare utopiche o lontane da quello che è, perché se non c'è nulla di concreto, di progetti non si parla, sono tutte cose che, quindi vuol dire che stiamo parlando del nulla, però a noi farebbe piacere confrontarci in commissione per quello che potrebbe essere il futuro sia del nostro sistema ferroviario, del possibile nostro sistema ferroviario, e sia per la opportunità o meno di realizzare con dei fondi europei appunto quello che è la pista ciclabile Langhe, Tanaro, Mare. E poi passatemi questa battuta, perché è giusto, ritengo opportuno farla, perché noi, lei ha detto, questa è stata una seconda scelta, no, perché inizialmente non abbiamo, tra virgolette, neanche pensato a quello della pista ciclabile, perché in un secondo tempo abbiamo poi considerato la possibilità e l'opportunità di, mi dispiace utilizzare parole inappropriate, però di aderire ad un progetto del genere per non rimanere fuori a un collegamento che poteva far sì che Bra fosse fuori da questo importante intervento. Intervento nella quale, visto e considerato, nulla sappiamo su quello che potrebbero essere i costi, nulla sappiamo sulle reali opportunità che questo intervento e questa pista ciclabile potrebbe dare ai nostri territori. E passatemi anche questo, una pista ciclabile che ci collega fino al mare, farebbe piacere sapere per quanto tempo o comunque in quali mesi, in quanti mesi dell'anno sarebbe possibile da utilizzare la manutenzione delle piste ciclabili. Facciamo fatica a mantenere le piste ciclabili in maniera degna anche alcune volte nella nostra città. Pensiamo quello che sono i momenti, il futuro che c'è davanti a noi, dove i comuni avranno sempre meno risorse e ancora a inserire fra le proprie amministrazioni, mi scusi, ritengo che sia anche questa una cosa importante rispetto come quello. Consigliere delegato, ha usato meno di 6 minuti, lei è arrivato già oltre i 6 minuti. Se mi fa sforare la prego. Comunque noi intendiamo appunto chiedere che ci sia un passaggio in commissione dove ci si chiarisca un attimino tutti quanti le idee e tutti i gruppi possono dire e confrontarsi e dire la propria, perché a me fa veramente strano che si parli di queste piste ciclabili che vanno fino al mare, che collegano la nostra città fino al mare, poi tra virgolette non abbiamo all'interno della nostra città delle forti problematiche per quanto riguarda la mobilità, diciamo la mobilità alternativa che è quella della bicicletta. Quindi oltre ciò, chiedo scusa, non ho più neanche la scusa del compleanno, lei non compie gli anni, se prima un favore era stato fatto per il consigliere all'Asia non mi risulta che lei compia gli anni oggi, quindi la invito veramente, siamo già oltre i 7 minuti di questa è già una replica alla risposta, quindi per cortesia veramente si affretti a chiudere l'intervento. Quindi la ringrazio. Grazie per avermi fatto sforare e comunque ripeto, ribadisco quello che abbiamo chiesto, confrontiamoci su queste cose che non sono progetti o altro, ma confrontiamoci, perché una scelta presa su una determinata direzione implicherebbe la possibile
esclusione, sia nel futuro che per sempre, di possibili altre opportunità. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Passiamo alla proposta numero 3 dell'ordine del giorno. Approvazione verbale della seduta precedente dal numero 51 al numero 54 del 29 luglio 2015. Se non ci sono interventi o richieste, prego di procedere per il voto. Intanto è Cornaglia. Per impegni di lavoro, sì. Su 17 possiamo votare. Votazione chiusa, approvato all'unanimità. Proposta numero 4, quarta variazione del bilancio di previsione 2015 e i suoi allegati, ratifica deliberazione giunta 38 dell'11 agosto 2015. Illustra l'assessore Fogliato. Sì, variazione di bilancio presentata e discussa nell'ultima commissione finanze e tributi, a cui poi è seguita una nota di chiarimento e di illustrazione di alcuni quesiti che erano stati posti durante la commissione. Variazione discretamente articolata perché tocca vari aspetti della nostra vita amministrativa. Alcuni capitoli sono movimentati per cifre veramente molto piccole, parliamo di 1.000 euro, di 700 euro, 400 euro. Richiamo solo i principali capitoli movimentati con cifre importanti. La prima di tutto è l'intervento di 300.000 euro Regione Piemonte per la copertura per l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del plesso scolastico Edoardo Mosca. Dopodiché abbiamo l'intervento di 23.000 euro che si può considerare una partita di giro, in quanto vi è da parte dell'ASL la necessità di personale interinale preso in carico dal comune e il cui rimborso verrà fatto dall'ASA. Anche su questo aspetto qui era posto un quesito durante la commissione e vi è arrivato il chiarimento. Non è questo io quello che ho visto. A noi è arrivato per conoscenza, perciò c'è qualche problema allora forse di posta, perché guardavo lei, perché ricordavo che lei che ha posto questo quesito, giusto? Ecco, perfetto, allora andiamo a verificare. Però altro aspetto è dovuto alla nuova di 30.000 euro, alla nuova normativa per quanto riguarda l'IVA, dove non possiamo più compensare su alcuni servizi commerciali l'IVA a credito e l'IVA a debito, perciò nasce il capitolo di IVA a credito nei confronti dello Stato, però non potendo più compensare dobbiamo per forza aumentare anche il capitolo di IVA a debito nei confronti dello Stato di pari cifra di 30.000 euro. Altra cifra importante sono 10.709 euro, in quanto è una miglior riclassificazione del risparmio derivante dalla rinegoziazione mutui, che per questa cifra non incide nella quota capitale ma è una diminuzione degli oneri finanziari. Pertanto anche qui abbiamo diminuzione, si compensa all'interno delle uscite del nostro bilancio, in quanto abbiamo una diminuzione della voce interessi passivi e un aumento per pari cifra della voce rimborso quota capitale. Ultimo, le maggiori necessità, e anche questo è arrivato il dettaglio perché è stato chiesto durante la commissione nella nota che dicevo prima, di 25.000 euro da parte della ripartizione urbanistica.
Grazie all'assessore Fogliato. Solo una battuta. Prego, signor. Relativamente alla questione urbanistica, l'incremento è dovuto al fatto che per quanto riguarda l'incarico per la variantina, l'incarico era stato dato con un'ipotesi di 20 osservazioni. Le osservazioni in questo momento superano le 80. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono interventi, tra l'altro devo comunicare al Consiglio che il consigliere Tripodi si è assentato per motivi di salute, come mi ha fatto notare il consigliere Panero. Posso invece dire, per quanto riguarda il presunto mancato recapito, che se il consigliere si riferiva, l'assessore si riferiva alla comunicazione dei chiarimenti della seduta del 22, dico bene, a me sono arrivati regolarmente, nell'indirizzario ho controllato, adesso c'è anche il nome del consigliere Marengo. Sì, comunque è nell'indirizzario dei destinatari. Quindi, se non ci sono interventi, porrei in votazione questa delibera numero 4. Quindi, prego, consigliere Alasia. Allora, usciamo dalla procedura. Facciamo notare che è il suo compleanno. Adesso è attivo. No, chiedo scusa, ma stavo facendo vedere al consigliere Marengo la lettera che è stata inviata stamattina di risposta, i chiarimenti in merito alla commissione del 22-9, per quello che sono arrivato tardi. Nelle risposte arrivate oggi c'è una cosa che non ho ben compreso, chiedo solo conferma. Il finanziamento dei 300.000 euro per l'intervento sulla copertura della Edoardo Mosca e quindi a fondo perduto, oppure è un mutuo, è un finanziamento in conto interessi, in sostanza in conto capitale o in conto interessi? Avevo ancora un appunto. Che non è parte della variazione di bilancio, però in sede di commissione l'assessore aveva anticipato che c'è in vista una possibile ridistribuzione del fondo di solidarietà, per cui è possibile che sia rivista leggermente al rialzo. Allora lo chiarisca subito, poi così spiego che cosa volevo dire. Nel caso stia dicendo qualcosa di non corretto. No, non è proprio corretto, ma preferisco essere più preciso. No, in commissione ho detto che abbiamo avuto notizia di un maggior importo per quanto riguarda, non che in corso, ma notizia, e in questo momento, in questa variazione di bilancio, ne usiamo una parte. È chiaro questo? E ne usiamo una parte che mi pare ammontasse a 25.000 euro contro un potenziale da confermare di 120.000 euro, diciamo intorno ai 100.000 euro per essere prudenti. La settimana prima avevamo affrontato in commissione servizi sociali, lei era assente assessore perché era indisposto, mi pare, aveva un problema familiare. E avevamo avuto un incontro con i tecnici della ripartizione competente sull'emergenza casa e quindi sugli strumenti che sono in mano al Comune in questo momento tramite finanziamenti propri e tramite finanziamenti privati o finanziamenti della Regione per l'emergenza casa. In quella sede avevamo posto la questione quante domande fossero coperte dai fondi a disposizione e quindi quante potessero rimanere potenzialmente inevase alla data dell'incontro.
E la notizia era che probabilmente una trentina di domande attualmente non potevano essere accolte nel 2015. E quindi abbiamo chiesto di poter valutare economicamente che cosa significasse questo, perché proporrei di considerare questa cifra potenziale, di cui una parte si sta già inserendo nella variazione di bilancio, possa essere utilizzata per coprire quelle domande inevase, andando ovviamente per priorità, per criticità e urgenza, per quelle domande relative all'emergenza casa che ad oggi non possono essere accolte. Grazie. Poi lascerò la parola. Grazie, consigliere all'Asia. Prego, assessore. Poi lascerò la parola al dottor Baldo per la parte relativa al discorso Regione Piemonte. Solo un flash, perché poi saranno altre le sedi e anche tutto un iter che va fatto. Non ho con me i numeri che le sono stati forniti, però so com'è il lavoro a cui siamo arrivati. Una parte di quello che viene detto domande in esubero riguardano anche domande relative a enti come Regione Piemonte, eccetera, perciò lì dipende quanto, se per caso rispetto ai fondi stanziati ci fossero dei fondi non utilizzati da altri comuni, nel riparto, come già successo in passato, vanno ai comuni più virtuosi da questo punto di vista, ben volentieri li accogliamo. Per quanto riguarda invece la parte di competenza del comune, perciò fondi nostri o fondi terzi donati al comune, ecco, perciò teniamo anche conto di questo. È vero, ci sono queste domande che dal punto di vista teorico portano una differenza, ecco, però è anche vero che noi dobbiamo sempre guardare che la domanda incontri l'offerta o viceversa, cioè nel senso che l'esborso materiale del nostro contributo è su un progetto specifico, pertanto nel momento in cui si trova la controparte che è disposta ad affittare con le dovute condizioni poste dai nostri progetti, non basta solo aver fatto la domanda, ma bisogna avere l'offerta dell'abitazione, ecco, solo questo come chiarimento. Prego, dottor Robaldo. Riguarda, noi abbiamo dato la comunicazione che ci è pervenuta dalla Regione, che può trarre in inganno perché ha una definizione di mutuo. In realtà sono mutui che devono essere contratti dalla Regione su autorizzazione del Ministero e poi erogati. Difatti poi si parla, è chiaro forse nell'ultimo pezzo, quando si dicono che nell'ultimo capoverso che si parla dei tempi di stipula dei mutui e conseguentemente l'erogazione dei contributi ai comuni. Comunque, sì, perché questa comunicazione non è proprio, è una comunicazione diciamo finale e, sì, dà per scontato molte cose. Se nessuno chiede più la parola, e per evitare di obbligare di nuovo i funzionari, prego, ecco, questo fatto bene a farlo prima che partisse l'iter tecnico. Prego, consigliere. Sarò brevissimo, anche perché ammetto che è il consigliere Tripodi che fa parte della commissione finanze e lui che aveva diciamo preparato l'intervento, ma nel preconsiglio che facciamo precedente ad ogni consiglio come gruppo ci siamo spiegati, quindi io a me toccava l'espressione di voto, che era un'espressione di voto di astensione, così la riporto e sarà poi modo diverso di dare le motivazioni. Colgo solo un punto, che è quello appunto che si riferisce alla parte urbanistica, dove adesso, passatemi la battuta, Cise è passato, all'Urdin Bici ci siamo andati, adesso siamo a ottobre e penso che l'iter non si è mai fermato, è stato fatto un lavoro puntuale e preciso, le osservazioni sono state tutte, secondo me, anche giustamente prese in considerazione. Ci eravamo dati un termine, ma
A volte secondo me è anche giusto derogare, mi collego, visto che siamo in tema questa sera di deroghe, a certi termini informali che ci eravamo dati per dare la possibilità, diciamo, non si può a tutti, ma dare la possibilità di accogliere o non accogliere, comunque di esaminare tutte le osservazioni numerose che sono arrivate in un argomento che è quello urbanistico e comunque quello di un piano regolatore, che è sempre un argomento che tocca a 360 gradi più o meno quasi tutti i cittadini. Quindi a questo riferimento chiedo, ma non è una richiesta, è più una certezza. Adesso che siamo poi di nuovo ottobre, si ripartirà e si cercherà nel più breve tempo possibile, compatibilmente ovviamente con i tempi diciamo degli iter, di portare a termine, come si era ben iniziato, in maniera approfondita l'iter di questa variante al piano regolatore. Grazie. Grazie consigliere Panero. Metto questa volta in votazione la delibera e chieste di parola. Procediamo. Presenti dovrebbero essere 12 su 17, quindi possiamo votare. La votazione è chiusa, 9 favorevoli e 3 astenuti. Passiamo alla proposta numero 5, terreno di proprietà del comune di Brasi, 50 mappale 566, gravato da uso civico, integrazione deliberazione consiglio comunale numero 31 del 2013. Questa delibera è illustrata dal dottor Fissore. Prego, dottor Fissore. Sì, grazie Presidente. Penso che la delibera sia già stata illustrata anche nel corso di commissione o capigruppo, non ricordo. Si tratta Commissione Finanze e Tributi. Si tratta praticamente di una integrazione della delibera che già più volte abbiamo ricordato nel corso di questa consigliatura, con la quale nella precedente consigliatura si è fatto il punto della situazione sugli usi civici che sono emersi nel corso, soprattutto nel corso del lavoro per l'adozione del piano regolatore, ancora vigenti sul territorio del nostro comune, e dando in quella delibera gli indirizzi agli uffici competenti, in particolare all'ufficio patrimonio, su come comportarsi nel caso di si rilevassero dei terreni gravati da uso civico occupati da parte di privati. In questo caso particolare succede che un reliquato stradale indicato sul mappale che vedete allegato alla proposta di delibera in territorio della frazione San Matteo, in pratica era stato indicato nella rilevazione degli usi civici di quella delibera come in possesso del comune. In effetti un caso particolare ha evidenziato che questo reliquato in effetti è a causa dello spostamento dell'asse della strada comunale San Matteo, che è avvenuta negli anni 20, di fatto è stato inglobato nell'ambito di una porzione di terreno da parte di un privato. Si pensa assolutamente in buona fede, anche perché sono cose di ormai quasi 100 anni fa. E allora in questo caso il Consiglio deve rivedere un attimo, relativamente a questo piccolo appezzamento di 232 metri, l'indirizzo che è da dare all'ufficio competente per la regolarizzazione. Il proprietario del terreno ha chiesto di acquistare questo pezzo di terreno, l'ufficio patrimonio deve fare quanto deve per poter portare la vendita, ma essendo gravato da uso civico
deve attivare la procedura che è prevista dalla legge, che è quella della cosiddetta conciliazione stragiudiziale, grazie segretario, per poter essere autorizzati dalla Regione Piemonte, che è l'ente superiore competente in tema di usi civici, per l'autorizzazione. E quindi questa è la delibera che l'Ufficio Patrimonio propone. Grazie, dottor Fissore. Se non ci sono interventi anche su questo argomento, pongo in votazione la delibera. Segnalare la presenza. Scusa. 12 su 17. Possiamo votare. Si può votare. Questa è anche immediata eseguibilità, sì. Sindaco deve ancora votare. Tutti hanno votato, votazione chiusa, 11 favorevoli e un astenuto. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Va bene, si può votare. Si può votare. Come prima, 11 favorevoli e un astenuto. Se Articolo 30, decreto legislativo 267 del 2000, rinnova convenzione intercomunale per il mantenimento della sede del giudice di pace di Bra e dei numero 11 altri comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 156 del 2012. Relazione al sindaco. Solo per confermare che ancora per quest'anno, e speriamo in futuro vi sia la disponibilità da parte degli altri enti, c'è la possibilità di mantenere aperto questo servizio. È indubbio che è un servizio che è oneroso, ma ha la corrispondenza di permettere a tutta una serie di persone di non spostarsi ad Alba o da altre parti per svolgere delle pratiche, e quindi ovviamente lo abbiamo difeso molto strenuamente, indubbiamente, fin tanto che questo avverrà insieme agli altri comuni, in particolare al comune di Carmagnola, che con grande sforzo ha dato il sostegno più grande. Grazie signor sindaco. Prego consigliere Marengo. Grazie Presidente, sarò velocissimo. Abbiamo discusso appunto conferenza, ricorso ai capigruppo, no, forse finanze, avevamo visto questo provvedimento che capigruppo. Ero indeciso fra le due, che ovviamente per il comune di Bra, che vede il nostro comune appunto come capofila fra gli 11 comuni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace a Bra, rappresenta effettivamente uno sborso oneroso. Il rinnovo di questa convenzione farà aumentare, se non ricordo male, di 10.000 euro il nostro contributo per quanto riguarda 4.000 euro il nostro contributo. Credo però che effettivamente il fine giustifichi i mezzi, nel senso che viviamo in tempi duri, per cui già il trasferimento del tribunale tra Alba ad Asti è stato per i nostri concittadini comunque un intoppo e un inghippo non indifferente, nel senso che vedono
purtroppo le loro cause discusse a una distanza molto maggiore. Credo che il poter almeno dare questo servizio ai braidesi possa in qualche modo giustificare questo aumento di spesa. Quindi preannuncio il mio voto favorevole. Grazie. Grazie al consigliere Marengo. Non ci sono, non paiono esserci. Prego, consigliere Alasia. Grazie Presidente. Sì, adesso nella cifra che si è detta c'è qualcosa che non mi quadra, perché io mi ricordavo 85.000 euro l'anno scorso e quest'anno 9.300-9.400 euro in più rispetto all'anno scorso, dove quindi il contributo del comune di Bra passava dai 55.000, compreso di parte diciamo figurativa e parte di liquidità vera e propria, di spese vere e proprie, a circa 64 e qualcosa. Concordo con quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto, stiamo sopperendo a un servizio che stiamo erogando ai nostri cittadini. Tra l'altro i dati sull'afflusso e sull'uso di questo servizio si mantengono nella media degli ultimi anni, questo vuol dire che la sua funzione continua a svolgerla, sia nel settore civile che per quanto riguarda il settore penale, un po' meno rilevante. È chiaro che questo aumento di quota, adesso non sappiamo, non so se voi avete il dato, di a quanto ammonti il dato figurativo rispetto al dato effettivo di cassa. Mi ricordo però che l'anno passato, quando votammo questa delibera, si parlava di una stima di 85.000 euro in eccesso, e quest'anno invece scopriamo che non bastavano, a fronte di un'attività che non è che ha avuto un aumento, ma è rimasta nella media. Quindi l'unica perplessità che abbiamo è questo, il fatto che le stime non erano corrette, e nel fatto che il Comune di Bra assorbe tutto l'aumento, non c'è neanche un contributo figurativo degli altri comuni. Siamo d'accordo che il servizio venga mantenuto. Pensiamo che debba essere o rivista una riduzione dei costi, o cercare di, anche solo figurativamente, un passo per volta, coinvolgere maggiormente gli altri comuni, perché se aderiscono a questa convenzione evidentemente anche loro stanno fornendo del servizio ai loro cittadini, così come lo facciamo noi. Grazie. Grazie consigliera, ha chiesto la parola il consigliere Panero. Grazie Presidente. Allora, questa delibera si collega a quella che abbiamo approvato il 16 luglio 2014, la numero 40, e sono andato a risentire gli interventi. Noi ci eravamo espressi in modo favorevole al mantenimento di questo servizio, perché ci teneva giusto che non venisse perso anche questo servizio alla città di Bra. Avevamo appunto in quell'intervento sottolineato la durata di un anno di quella convenzione, con la possibilità che avevano alcuni comuni, dando comunicazione 6 mesi prima, di poter recedere. Vediamo dal numero dei comuni che nessuno si è avvalso di questa facoltà. C'era stato anche spiegato dal dottor Fissore Costanzo che non era poi così facile per i comuni entrare e uscire, tutto comunque sempre sotto la supervisione, e bisogna, come scritto anche nella convenzione, chiedere il parere preventivo al Ministero, e quindi non è poi così semplice. Anche noi sottolineiamo come, adesso io anche con le cifre mi collego a quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto, sono andato tra virgolette un po' in tilt, perché io faccio una pura esecuzione matematica
da quello che c'è scritto dal delibera, dei 64.429 adesso meno quello di prima fa 9.146 euro in più. Sì, non sono effettivamente, comunque il succo, me lo conceda assessore, è che al di là di se vengono spesi o non vengono spesi in maniera effettiva o non effettiva, il costo del giudice di pace per il comune di Bra è aumentato, per la quota del comune di Bra è aumentato di 9.144 euro. La domanda ce lo siamo fatti anche noi come gruppo, ci siamo chiesti ma perché, in un certo senso, visto che già il 16 luglio 2014 avevamo chiesto qual era stato il criterio di ripartizione della spesa e il dottor Fissore Costanzo ci aveva risposto con una proporzione dal punto di vista degli abitanti, e ci chiediamo come mai anche in questo caso non sia stato possibile fare lo stesso e ripartire. Capisco che alcuni comuni sono tra virgolette più piccoli e la spesa più onerosa tocca al comune capofila, che non sappiamo di queste 1200 o 1400 pratiche tra virgolette che ci sono. Non possiamo dividerle per territorio, non possiamo sapere quale competono il comune di Bra e quali gli altri comuni, se no sarebbe forse molto più facile ripartirlo e le cifre, diciamo, sarebbero tra virgolette corrette per ogni singolo comune. Qua si chiede un contributo. La nostra preoccupazione però, che qua ribadisco, è che questo non sia però un trend che poi andrà avanti per tutti gli anni di continuo aumento e che questo servizio possa ogni anno aumentare. Premetto e ribadisco, e lo faccio, voglio farlo ancora una volta, come gruppo siamo ovviamente, rimaniamo fermi al voto e alla condizione del 16 luglio 2014 quando ci esprimiamo in modo favorevole, perché siamo i primi a voler, come tutti noi in questo consiglio, perché siamo consiglieri di questa città e siamo appunto cittadini di questa città, di trovare tutti i modi possibili per mantenere i servizi in questa città in un momento così difficile dal punto di vista economico. Quindi ribadiamo il nostro voto favorevole, come abbiamo già espresso precedentemente. Riteniamo però di porre l'attenzione e rivedere nel proseguo dei prossimi anni la possibilità che non si continui, diciamo tra virgolette, ad aumentare questi costi per il nostro comune. Grazie. Grazie al consigliere Panero. Ha chiesto la parola il consigliere Marengo, prego. Anche se ho già fatto la dichiarazione di voto, era solo una domanda all'assessore. Di questi 9.000 erotti euro di aumento, la percentuale del figurativo si ricorda più o meno? Pronto. Allora, se voi vedete nella premessa, tutto quello che è personale è figurativo. Cioè gli 82.000 euro, cioè il telefono, il riscaldamento e la manutenzione li sborsiamo, la cancelleria, il toner anche, il personale è tutto personale di ruolo, che quindi pagheremmo anche se non lo usassimo lì, è chiaro, lo useremmo da un'altra parte, quindi l'aumento è principalmente dovuto al fatto che uno di questi personale di ruolo in effetti abbia... Ma su nostra richiesta abbiamo aumentato l'orario proprio perché due persone non bastavano e abbiamo portato a tempo pieno, dal tempo parziale al tempo pieno, 9.000 euro non bastavano sicuramente, abbiamo speso di meno di quello che prevedevamo per quanto riguarda telefono, riscaldamento, luce eccetera, però il saldo netto tra il figurativo e l'esborsato è di più 9.000, quindi diciamo che è totalmente figurativo il più 9.000, però è giusto anche dire che comunque la forza lavoro costa, e d'altra parte gli altri comuni possono anche dire vabbè, voi ce l'avevate già questo personale, ripartirci a noi il costo del personale vostro di ruolo, insomma è tutto un po' una trattativa che si fa, anche non è che ci siano norme particolari, e quindi è quella il criterio e anche il motivo per cui c'è questo aumento
di costo figurativo, però lo sborso effettivo, se vogliamo, saranno quei 9.800 più 3.100, più il personale però, che però chiaramente potrebbe essere utilizzato in altri posti, se basta così. Bene, grazie al dottor Fissore per queste precisazioni di ordine tecnico. Consigliere Allasia, prego. No, la vedevo con un foglio in mano bianco, per quello mi sono fermato, perché non capivo se fosse... Prego, prego. Sarà rapidissimo. Ho capito la spiegazione del dottor Costanzo, però mi permetto di dire che non è proprio figurativo il costo del personale, perché se quel personale non viene utilizzato per un servizio, viene utilizzato per un altro, e questo nell'attribuzione dei costi fa la differenza e ha un valore. Io mi ricordo l'anno scorso, quando si parlava di costi figurativi, di valorizzazione dell'affitto potenziale dei locali e delle infrastrutture legate all'attività del giudice di pace. Ad ogni modo, la cifra l'abbiamo sviscerata ormai nel dettaglio, e a questo punto esprimo la mia dichiarazione di voto, che è una dichiarazione di voto di astensione, per i motivi che dicevo prima. Pienamente d'accordo sull'erogazione del servizio, penso che si debba cercare di ottenere il servizio, visto che non c'è stato un aumento effettivo dell'utilizzo del servizio, si debba cercare di fasare l'intervento, si debba cercare di coinvolgere anche con passi piccoli il più possibile gli altri comuni che allo stesso modo nostro erogano servizio attraverso la nostra struttura. Grazie. Grazie consigliere Allasia. Mi pare che sia esaurita tutta quanta la procedura di dichiarazione di voto, quindi io metto in votazione la delibera, la quale avrà poi anche qui la immediata eseguibilità. Quindi procediamo con ordine. Bene, 12 su 17, possiamo votare. Tutti hanno votato, 11 favorevoli e un astenuto. Procediamo all'immediata eseguibilità. Tutti prenotati, bene, possiamo votare. Risultato come prima, 11 favorevoli e un astenuto. Va bene, le delibere sono chiuse qui, i consiglieri e gli assessori stanno ricevendo in questo momento, e ringrazio il signor Di Tommaso. Posso soltanto mentre sta distribuendo? Sì, volevo solo illustrare il questionario. Ah, prego, prego, prego. Volevo tranquillizzare, mi dispiace che non c'è più, ma volevo tranquillizzare il consigliere Tripodi sulla tenuta della maggioranza. Le maggioranze a futuribili progetti di piste ciclabili piuttosto che di linee ferroviarie sono assolutamente solide. Noi abbiamo questa caratteristica, che aderiamo e cerchiamo di essere attenti a tutte le opportunità che si presentano sul nostro territorio. Se c'è un'opportunità e diventa un progetto e permette di collegare Pollenzo al mare, siamo felici. Se arriva un progetto che diventa invece, come prevede Metrogranda, la possibilità della linea ferroviaria, siamo due volte felici. Questo non mette in discussione le questioni delle maggioranze, e anzi sono molto molto contenta che questa sera i 9 consiglieri, anche se con degli impegni, hanno garantito fino alla fine il consiglio comunale. Li ringrazio. Grazie signor sindaco. Allora, ultimo atto, avete ricevuto il questionario che, come è stato ampiamente dibattuto nel tavolo tecnico per la colonia di Laigueglia, in questi giorni è stato redatto ed elaborato sulla base delle indicazioni
ricevute all'interno del tavolo tecnico. Io ringrazio i componenti del supporto che sono il dottor Grillo, il dottor Smareglia, la dottoressa Martini, la dottoressa Basano, la signora Giacchino, che sotto la supervisione del segretario generale in tempi molto rapidi, recependo le indicazioni del tavolo tecnico di Leguelli, hanno redatto questo questionario. È il primo documento, atto ufficiale che l'iter del tavolo di Leguelli ha prodotto. Chi è presente nel tavolo sa che sono previsti diversi step, diversi passaggi. Io chiedo gentilmente che a questo questionario, che oggi viene dato per la prima volta ai consiglieri e agli assessori, sia risposto nei termini indicati nella premessa, che raccoglie alcune osservazioni sull'immobile, la sua funzione sociale, sul processo partecipativo. Abbiamo 7 giorni di tempo, il questionario può essere consegnato a mano o anche mandato via email all'indirizzo dell'ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Bra. Non appena questi dati saranno raccolti, con il contributo anche degli altri cosiddetti stakeholders, ma diciamo altri portatori di interesse o comunque persone, associazioni e così via, che hanno qualche cosa da dire su questo argomento, ci sarà poi la rielaborazione e quindi sarà mia cura convocare il tavolo tecnico in presenza di ulteriori elementi di discussione. Per adesso grazie a quanti collaboreranno, spero che tutti ricordo grazie che il questionario è del tutto anonimo, quindi grazie per la collaborazione, buona serata.